ci seguiva una logica però. Ah, cioè come domande, cioè non come intervento, come intervenite, domandate, tutto e fatto. Cioè domanda vuol dire secondo un minuto, se no non ce la capiamo più. Vabbè, ok, allora procediamo. Allora no, io vorrei sapere, passando dai macro studi ai micro studi, come si fa a passare da una frase che dice relativamente all'arco Cairoli va rivelato che vi sia un incremento di circa il 180% della lunghezza della coda media, la coda massima raddoppia, per i veicoli provenienti da nord, andando avanti una completa saturazione del tratto stradale di Foro Bonaparte compreso tra Cuncinosella e Largo Cairoli. E gli esempi come questi ce ne sono svariati. Vorrei sapere, visto che non c'è andato a avere questo studio fantomatico che gira, è stato fatto, è stato finito, non c'è, verrà pronto i prossimi giorni, cioè, qual è, perché passare da una completa saturazione a una situazione rose e fiori che è quella che state descrivendo voi ne passa, cioè voglio dire, non credo che basti cambiare di 50 centimetri, 50 secondi in ho finito, di 50 secondi semafori, ho impiegato un minuto. Non sto dicendo questo, sto dicendo che se no seguivamo la linea di... Ma questa mi serve una domanda, perché c'è una domanda, e desidero una risposta. Volevate parlare voi, visto che dovevamo parlare noi prima di voi. Volevo far parlare voi. Che volevo fare? È proprio quello che volevo fare. Questo è la cosa. Quando prima e quando no. Sì, ma siccome... Qual è la risposta? Abbia pazienza, però non è che una riunione condominiale, perché sennò non ce la capiamo più. Allora, siccome si era detto che si è usato un certo tipo di meccanismo, allora adesso faccio intervenire coloro che l'hanno richiesto, no, dei cittadini che sono presenti, dopodiché l'ingegnere risponde, non c'è nessun problema in questa fase, poi apriamo il dibattito, perché sennò veramente è una cosa che non mi piace. Allora, nell'ordine in cui mi sono state date, no scherzo, allora, no, già, l'ordine dei lavori è questo, dopodiché se andiamo avanti, dopo questo sono, ma che mi si sembra l'ordine dei lavori? Va bene, va Bianchi, ci siamo. Buonasera a tutti, io parlo sia a nome personale che sia a nome del mio comitato che è nato, che è il Comitato Castello. È un comitato che raccoglie le firme contro questo progetto e saremo in parecchi e vi daremo forte battaglia a questo progetto. Io quello che ho rilevato ultimamente c'è stata sabato scorso la maratona e tutta la nostra zona, io parlo di Foro Bonaparte, Pontarcio, Cairoli, tutto fino a Piazza Cadorna, si è fermata. Io non so se lei ha visto le foto, se avete visto qualche cosa, era tutto bloccato. Quindi ripetiamo, noi, io non ho purtroppo questa sabato, non la domenica del maratona, il sabato in preparazione, non si poteva muovere e non vi dico le quantità di matti e di puzza, quindi anche questo, quindi questo progetto Foro Bonaparte delle zone limitrofe aumenta lo disuoco e siamo in area C, quindi noi paghiamo anche il ticket. Esatto, quindi questa situazione di difficoltà del traffico, ma non solo per Foro Bonaparte, per tutte le vie limitrofe, perché io penso una persona che parte da Tattebene Fratelli e vuole andare verso la fiera, se deve passare da Foro Bonaparte, da Cadorna e da via Boccaccio e via di là, cioè ci mette penso 45 minuti per muoversi. A meno che, come dite voi, deve fare altro percorso, però c'è anche gente che si sposta per lavoro e non è che tutte le persone girano in bicicletta. Poi un'altra cosa, questa pista ciclabile che voi dite da San Babila al Duomo, cioè, non c'è la pista ciclabile adesso, nel senso ci sono delle vie chiuse, ma non c'è. Area pedonale, no, lei ha detto pista ciclabile, lei ha detto pista ciclabile, San Babila, Castello, non c'è, sono aree pedonali. Quindi voi fate una pista ciclabile lì in Piazza Castello, una persona prende la bicicletta, se la mette in spalla, prende l'elettromobilità, arriva lì, gira per il castello e torna a casa, perché di piste ciclabili nella zona non ci sono, quindi uno non è che si muove
dal centro per arrivare a Castello con una pista ciclabile, sono soltanto aree pedonali e questa è un'altra cosa. Ripetiamo e ribadiamo la situazione terribile di tutto il pavé di quella zona e quindi anche per sia per i mezzi. Poi non c'è l'assessore. Allora, noi siamo venuti qui anche oggi, noi cittadini, anche perché pensavamo di incontrare l'assessore Maran, perché è vero che questo progetto è una parte, ma poi c'è tutto l'altro progetto che sono i contenuti della piazza, che sarà tutto quello che accade nel momento in cui questa piazza viene chiusa. E ribadiamo che comunque è una zona residenziale, è una zona di grande valore storico per la presenza del castello, e siamo contrarissimi al fatto che questa piazza diventi un super cielo aperto con sedia a sdraio, baracchini, macello, concerti e quant'altro. Ricordo anche che Milano durante l'anno ha degli importanti avvenimenti, 4 volte la moda, il sole immobile, le maratone, le manifestazioni, quindi c'è già moltissimo traffico in questo e soprattutto nel centro, quindi io lo ripetiamo che sarà un grossissimo problema per quest'area qua. Il comitato è nato, ripeto, noi non ci fermiamo qui oggi, anche perché io so che queste sono problemi che mi dispiace, noi non abbiamo tempo, però purtroppo non ce la possiamo sempre raccontare, ci vuole qualcuno che poi prenda anche la decisione di venire e di parlare con voi. Bella battaglia, vedremo poi se tutto quello che vuol dire che non succederà, se poi in effetti succederà, quindi lo documenteremo. Io ho finito e lasciamo la parola agli altri cittadini. Grazie. Grazie. Brava Barbara. Grazie. Brava Barbara. Ti abbiamo sentito da sotto. Complimenti a Maran qua, l'assessore. Buonasera, io non voglio fare polemiche, non voglio essere costruttivo e breve. Un portale sdraio e abbiamo portato l'estraio. Io sono, risiedo con la mia famiglia in via Mercato ed è da tempo che anche con Spirito Collaborativo abbiamo sollevato spesso il problema dell'eccessiva congestione su via Mercato da parte di tutto il traffico, ovvero sia del traffico pubblico, i tram, il traffico privato, quello commerciale, la sosta di taxi, che tra l'altro spesso crea dei grossi problemi nella curva dei tram, sono anche in terza fila, e quindi è una situazione davvero insopportabile e a dir poco rischiosa e pericolosa. Allora noi siamo preoccupati perché non sappiamo quanto questo progetto può impattare già su questa grave situazione. Mi risulta che la via Mercato è stata inserita come progetto di fattibilità per la ZTL, per un'ulteriore ZTL su un piano diciamo approvato dall'AMAX a marzo del 2013, che però va valutata nella sua fattibilità. E allora la mia domanda è questa: se questa fattibilità è ancora possibile dato questo cambiamento, che via Mercato diventi ZTL e che si tolga da via Mercato tutto il traffico privato e che via Mercato sia dedicata al traffico commerciale, al carico scarico merci, ai tram e ad un adeguato posizionamento dei taxi, che così non è sopportabile, oppure se questo progetto esclude questa fattibilità. Questa è la mia domanda che rivolgo direttamente all'AMAT. Grazie. Grazie a lei. Andrea. I rischi, se non leggo male, però grazie. Ma io non è che mi sia preparato molto, ma mi sono limitato a fare delle foto da casa mia e abito in questo castello. Ho questa fortuna. Non vorrei che fosse una questione politica, perché qua non c'è tra PD e Forza Italia, quindi non vorrei sorrisi quando uno attacca la pedonalizzazione, battute di mano e viceversa. Qua è un comitato di zona, quindi serve i cittadini della zona, siamo cittadini in gran parte anche fortunati. L'area C ha portato per i cittadini, non per chi ci lavora disgraziatamente, per gli artigiani e tutto lì hanno perso, ma per i cittadini come me hanno portato sicuramente una migliore vivibilità, a fronte della quale io ero pronto e sono pronto a pagare il ticket quando entro.
Quello che però non capisco, e qua mi rivolgo alla dirigente dell'ANAT, mi chiedo, uno, se lui è mai andato in zona. Immagino di sì, visto che si assume la responsabilità di quello che ha detto. Due, quando ha fatto queste rilevazioni? Le ha fatte di lunedì, le ha fatte di mercoledì, le ha fatte di sabato, le ha fatte di domenica? Perché le situazioni cambiano notevolmente nella zona. Allora, prima la persona che è intervenuta ha detto che c'era la City Market, qualcuno ha riso, io non ho capito chi. Però la City Market perché quest'anno era importante? Perché esattamente sotto dove abito io è stata fatta una finta penalizzazione, no? Cioè ha chiuso esattamente la zona che verrà chiusa da quel progetto. Allora, scusate, io vengo per te, ci terrei a dare personalmente alla persona dell'anno. Questo non so, non la lascio. Vogliamo che lo vediamo. Questo è via Lanza alle 11:30, questa è via Lanza alle 11:30, questo è invece il parcheggio degli autobus e queste sono tutte le macchine che voi pensate di togliere da Piazza Castello e mi chiedo dove le metterete. Perché l'altro problema è che lì non ci sono parcheggi. Se non lo capite, non ci sono parcheggi. Il sabato e la domenica Piazza Castello è tutta Piazza Castello, è un enorme parcheggio abusivo perché non c'è un vigile, i marciapiedi sono pieni e non devo essere di destra o di sinistra per vederlo, perché se facciamo una riunione e se volete vi invito a casa mia, che sono anche fortunato, lo ribadisco, il sabato e la domenica da casa mia vedete com'è Piazza Castello, se volete ve la faccio rivedere, macchine sui marciapiedi, autobus parcheggiati dappertutto, in doppia fila, con i motori accesi, perché l'autobus, il signore lì ha detto che stanno pensando, ma poi lui pensa sempre, ma non ci dice esattamente cosa sta pensando. Per il momento avete già messo le strisce gialle per il parcheggio degli autobus, oggi avete finito e avete esteso tutta la zona sud per il parcheggio degli autobus. Gli autobus, io che ci vivo lì da tanti anni, lo vedo, gli autobus arrivano, lasciano il motore acceso d'estate, l'aria condizionata, d'inverno, riscaldamento, scaricano 40, 50, 60 persone che non escono in un minuto, usciranno in 10 minuti, un quarto d'ora, e quando tornano, è ora che aspettano l'ultimo, passa mezz'ora e nel frattempo l'autobus è sempre acceso, e questo a fianco al castello. Questa è la vivibilità del progetto per Piazza Castello. Per fare buona parte non l'invidio, è una pazzia, scusate. Se tu arrivi da via Pontaccio, perché lei questo non l'ha detto, lei continua a parlare del flusso tra via lì, tra lì, Foro Bonaparte che lo rende doppio senso, ma lei l'ha visto Foro Bonaparte in quel pezzo? Ma è largo da qui a lì, come fa a fare un doppio senso dove dovranno passare tutti gli autobus per uscire, no? Perché lei poi lì fa tutta la rotatoria, gli autobus entrano, scaricano, poi escono, a quel punto se escono entrano in Foro Bonaparte e quindi cosa fanno? Si crea la coda degli autobus perché devono riuscire a entrare e uscire. Scusate, queste cose bisogna vivere nel quartiere. Io dico, se uno lancia un'idea di questo genere, mi dispiace che non ci sia l'assessore, perché lui ha fatto all'acquario gli stati generali, non so come si chiamano, del PD, che è il partito che ho sempre votato, a fare gli stati generali e lancia il progetto di isola pedonale. Cazzo, ma prima avrei fatto lo studio di fattibilità o lo fai dopo? Ma scusa, fai un intervento così importante per la tua città e lo studio di fattibilità sul traffico e sull'ambiente lo fai dopo? Prima fai il progetto e poi prima fai il progetto, ti verifichi che sia possibile e poi lo lanci ai cittadini. Non puoi fare un atteggiamento di questo genere, non è rispettoso. Poi chiudo, scusate, chiudo sul discorso che mi dispiace, lei non c'entra niente, ma qua mi si dice che bisogna fare come Times Square. Questo è il rendering stampato oggi di Times Square. Piace, lo so, voi siete anche dalla mia parte, sempre votato. Però, guardi, questo è il rendering di Times Square. Allora, mi dite che questo ma passa, è un progetto. Ma distribuiranno le infradite? Ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Grazie a Desi, c'è il PD che attacca il PD. Bellissimo. Non è che non è il PD. Un cittadino, per i coglioni, cioè voglio dire, qua viene fatto un progetto invocando, chiamando degli architetti, non ho capito se poi sono veramente o meno, ma comunque ha chiamato gli architetti che hanno fatto Times Square a New York. Ma siamo maghi, Times Square a New York, per questo che non è isola per l'aria del tutto, perché ci passano comunque le macchine, prima cosa,
Seconda cosa, è pieno di negozi. Ma voi, ma lei è mai stato dove fa l'isola pedonale? Non c'è un negozio. Niente, niente. Non ce n'è uno. Allora è vero che tu fai lì l'idea del progetto è quello. Tutto dritto al castello. Ma allora fai dritto al castello, le sedie a sdraio. È così bello, il castello è stupendo. Ci metti dentro, il giardino del Lussemburgo hai chiamato. Le poltrone nei giardini di Lussemburgo, questo va all'interno dei giardini di Lussemburgo. Non è che hanno fatto fuori, è un po' di dietro. E così chiudo, perché la vedo giustamente che mi no, io per mantenere allora, un... Grazie. Allora, Enrico Egerman. Sì. Buonasera a tutti, sono cittadino milanese e curatore anche del sito SOS Traffico Milano. Ecco, gli argomenti per cui si merita di essere contro la chiusura di Piazza Castello sono tantissimi. Io vorrei però approfondire un po' tutto. Adesso c'è il fuori salone. Io mi chiedo quanti di coloro che sono a favore della chiusura di Piazza Castello hanno mai avuto occasione di guidare un furgone con dentro le attrezzature, gli arredi per un allestimento e dover riportare entro un certo termine con grande fretta, presumo nessuno, perché se l'avessero fatto si sono resi conto che Milano, se si chiude Piazza Castello, diventa un casino, perché a me è capitato, la vita mi ha portato anche a guidare il furgone per portare allestimenti, e c'era la fila degli operai, hanno chiuso Piazza Castello, un casino totale. Insomma, qui a Milano, fra tutti che si fanno belli, fuori salone, gli eventi, fighi, ambienti, fashion, però poi mi sembra che nessuno si ricordi che tutte queste cose così fighe sono dovute al lavoro di gente che vince col furgone, agli allestitori, agli attrezzisti, agli elettricisti, eccetera, eccetera. Sembra che qua non si vogliono creare i presupposti perché la gente possa continuare a lavorare, sono quasi che quello che importa è la passeggiatina con la bicicletta la domenica mattina e poi chi se ne frega del lavoro della gente che lavora. Allora non venitevi a raccontare dei modelli, perché quando si fanno questi modelli così complicati sono giusto un fumo che serve per nascondersi quando ci sono delle cose ovvie a tutti, ma ci si vuole difendersi per il modello, e io sono occupato anche di modelli, ho fatto il dottorato di ricerca, perché un modello so cos'è, basta mettere dentro i parametri giusti, tanto poi alla fine, quando verrà fuori il casino, chi si ricorderà più del modello che non funzionava. Ecco, per cui a Milano occupiamoci un pochino più delle esigenze di chi lavora. Bravo Enrico!